mondiale di corsa nei 400 stile libero, però questa distanza più delicata per lui. Parte bassa con Danas Rapsis in forma in questa vasca, in queste giornate argento nei 400 stile libero e bronzo nei 200 misti, poi Nandor Nemeth, mentre tornando su Matthew Richards, uno che è specializzato in grandi manifestazioni internazionali nonostante sia comparso da qualche stagione non di lungo corso, un'ora all'Olimpiade in squadra con la Gran Bretagna e al mondiale due ori e due bronzi. Roman Fuchs, il francese, in corsia numero 6, e poi centro vasca, se le daranno di santa ragione oppure no, anche se c'è un favorito se non altro per il boato del pubblico, ed eccolo qua. Dopo l'ingresso di James Guy, uno che all'Olimpiade ha vinto 2 ori e 3 argenti e al Mondiale 5 ori, 2 argenti e 4 bronzi, arriva David Popovici, vice campione del mondo in carica, campione d'Europa in carica in vasca da 25, pubblico tutto per lui, e oggi sì che di fatto possiamo parlare del tutto esaurito all'Aquatic Complex di Otopeni. Djakovic, Ciampi, Richards, Popovici, Guy, Fuchs, Nemeth e Rapsis, dall'alto al basso è la finale europea dei 200 stile libero. Popovici che è entrato direttamente a petto nudo dalla zona chiamata al blocco di partenza, l'urlo l'ha accompagnato, l'ha riscaldato, un Popovici che cerca questa gara per rilanciarsi dopo un incredibile stop nell'estate passata in considerazione di quello che aveva fatto negli anni precedenti. Vasca lunga al mondiale di Budapest, doppietta strepitosa 100 e 200, qui in attesa del 100 ci prova con la distanza più lunga di quelle a sua disposizione. Ultimo ad agganciare il blocchetto cuffia rossa il britannico James Guy, corsia numero 5, e poi giù sempre con un occhio alla corsia numero 2, quella dell'Italia, quella con Matteo Ciampi. Parte forte James Guy, subito lì a tallonarlo David Popovici. Ai 25 è Popovici che riesce ad essere davanti a James Guy, che ha pasticciato un po' con il tocco della piastra. Si torna verso il 50 con il tentativo di blitz da parte di Matthew Richards, 23 e 35 con Popovici che deve seguire a 13 centesimi, un'occhiata al tempo di Ciampi, 59 centesimi di ritardo. Adesso sta provando a riportarsi un pochino più avanti Matteo, davanti però se le stanno dando di santa ragione con Popovici che ha il problema di districarsi tra i due britannici. Richards sempre davanti, Guy all'inseguimento e Popovici che prova il blitz nel finale, ma al passaggio dei 100 ancora le due cuffie rosse davanti. È importantissimo che Ciampi non scenda oltre questa linea per sfruttare un minimo la scia dell'atleta di fianco a lui, ovvero Matthew Richards, uno degli indiziati alla vittoria. I britannici stanno stringendo nella loro morsa un Popovici che fa sempre fatica a rilanciare l'andatura in uscita di virata, ma progressivamente sta venendo fuori. Molto bene anche là in alto Rapsis, che tiene il passo dei migliori. Ha provato a salire in intensità della propria azione David Popovici, ma per il momento il sorpasso è rimandato, se di sorpasso si tratterà, perché prima di tutto c'è un Rapsis che prova il blitz dalla corsia esterna e si presenta davanti all'ultima virata, 1:28:19 per il lituano. Ciampi in settima posizione, Popovici che prova ad aprire tutto il gas, ma oggi per lui non basterà per salire sul gradino più alto del podio, perché alla fine la spunta Matthew Richards davanti a James Guy, doppietta Gran Bretagna che torna prima nel medagliere, e poi per il terzo gradino del podio Danas Rapsis. Matteo Ciampi ottavo, 1:43:16 per l'azzurro. Beh, devo dire una gara eccezionale sotto tutti i punti di vista, per la tensione, per il padrone di casa che è scivolato poi a 50 alla fine senza più riuscire a rientrare sui primi, per l'accelerazione a tre quarti di gara di Rapsis, davvero fantastico, e poi si è piegato ai due più forti che hanno sportellato non da questo turno ma addirittura dal primo atto, quello delle eliminazioni, perché erano in quattro dalla Gran Bretagna per prendersi due posti sulla concorrenza altissima, e un Ciampi dietro che ha fatto un po' quello che poteva cercando di rimanere il più a contatto possibile, con una prestazione finale che è decisamente buona, però il suo obiettivo era scendere sotto l'1:43, non ci arriva di soli 16 centesimi in una finale di livello oggettivamente molto alto. Finale di livello oggettivamente molto alto, Popovici fuori dal podio per quello che è stato...